Le idee non si processano, né autonomiste né di destra né di sinistra. Siamo qua non per la Lega o non solo per il Veneto, ma per la libertà di pensiero e di parola. Io sono uno sciamano padano. Dopo il Veneto cosa fate? Se il Veneto si separa dall'Italia vi trasferite qui? No, la battaglia dei Veneti è la battaglia anche nostra, noi continueremo le nostre battaglie anche in Umbria, perché anche lì c'è sete di libertà da questo Stato che è uno Stato tassatore, centralista, e adesso è diventato anche uno Stato di polizia. Ma adesso riesumiamo anche le 300.000 doppiette? No, mai un episodio di violenza, siamo pacifici e non violenti, però pacifici ma non fessi. Qua l'obiettivo è liberi subito, riportare a casa 24 papà e 24 mamme. Sono queste le armi per la secessione? Questo è il prototipo. Mi sono colpevole. Colpevole? Colpevolissimo. C'ho il carro al mattino nel garage piccolino. C'è tanta voglia di indipendenza? Penso proprio che sia anche ora. O no? L'economia sta morendo, le aziende chiudono, la gente si suicida. Uno anche ieri a Rovigo. Stiamo morendo. L'Italia sta morendo, l'Italia del Veneto. E che i quattro magnoni di Roma dovranno finirla! Che è secessionista da 20 anni, è secessionista sempre. E che è nato secessionista, è secessionista. Può diventare una volta buona o no? Vedremo. Io dei padani ho poca fiducia. Speriamo nei Veneti. E questa è la mia bandiera, come dice la Costituzione italiana. Bianca, rossa e verde. Sono qui per dimostrare che io sono un italiano, ho il diritto di essere qui e non vedo perché loro debbano fare una manifestazione di protesta per dividere il nostro bel paese. Quando di problemi sì ce ne sono, ma è insieme ed uniti che si riescono a risolvere, non certo scindendosi che i problemi si risolvono.